Marcello Morlandi, direttore generale di BCC Umbria, l'istituto di credito che appunto ha fornito il bancomat qui per la città di Corciano, dopo che per un periodo la città si era ritrovata senza questo servizio. Una misura che, anche se, come è stato detto, no, almeno nei primi momenti sarà in perdita, comunque dimostra la vicinanza del territorio e anche un investimento sulla crescita della città su cui comunque l'istituto di credito è cresciuto. Indubbiamente l'inserimento di un servizio bancario e l'installazione di un servizio bancario per una banca è una scelta economica, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, io ritengo che l'economia per essere utile deve avere anche una componente etica. Noi oggi ci troviamo in uno dei più bei borghi italiani, a titolo così definito. E quindi la parte etica dell'economia è quella che ci sta contraddistinguendo. Ritengo che non si possa sempre sacrificare tutto all'ultima riga del conto economico. Noi abbiamo fatto delle riflessioni insieme al sindaco Betti. Beh, posso dire che ci sono cose che aumentano il loro valore e lo moltiplicano nel tempo. Fra queste è il mantenimento del patrimonio di cultura, il mantenimento di un patrimonio di storia, il mantenimento di un patrimonio di tradizioni. Si rischia in questi ultimi anni di vedere questi centri storici, questi piccoli centri storici abbandonati e rischiano l'emarginazione. Bene, oggi qua abbiamo il piacere di avere ospite a Corciano il presidente Primi, il presidente dei più bei borghi d'Italia. Mi ha colpito in particolare una frase che il presidente Primi ha detto, una sua riflessione, che per paura di sbagliare vi voglio leggere perché me la sono appuntata, e dice: fare trovare alle persone che sono interessate di ritornare a vivere nei piccoli centri storici quegli odori, quei sapori che fanno diventare la tipicità un modello di vita che vale la pena di gustare. Io penso che questa è un'espressione che dice qual è il valore che noi abbiamo in mano e qual è il rischio di perderli. Bene, questi sono i motivi, e stavo riflettendo insieme ai miei collaboratori, che ci hanno spinto come banca ad andare controcorrente, ad essere differenti, come dice il nostro slogan. E per questo la decisione di aprire uno sportello, un servizio bancario nel centro storico di Corciano. Devo dire che la banca, anche nella sua nuova veste e nelle sue nuove dimensioni, sta sempre molto attenta a questa porzione del suo territorio storico e di competenza. Quindi è con orgoglio e con piacere che noi abbiamo. Cristian Betti, sindaco di Corciano, Corciano che proprio quest'oggi ha inaugurato, anche se è già attiva da qualche giorno, il nuovo bancomat della BCC Umbria che va a sostituire un servizio che si era perso a Corciano, uno strumento senz'altro utile non solo per i residenti di Corciano ma anche per i tanti turisti che in questi giorni affollano il borgo, uno dei borghi più belli d'Italia come appunto Corciano. Verissimo, può sembrare un evento piccolo, invece credo che sia un evento di una portata enorme, sia a livello simbolico sia a livello di inversione di tendenza. Faccio riferimento ad un articolo che il presidente dei borghi più belli d'Italia, Forello Primi, aveva lanciato sul Corriere della Sera, quindi a livello nazionale, sulla crisi e sulle difficoltà che stavano affrontando e stanno purtroppo affrontando i borghi di tutta Italia con la perdita di servizi. Servizi postali, servizi bancari, servizi legati agli aspetti sanitari. Ecco, oggi con questo tipo di inaugurazione invece, come dire, segniamo un'inversione di tendenza e la segniamo attraverso, come dire, un rapporto importante costruito nel tempo con una banca fondamentale per il nostro territorio che è da sempre attenta non solo agli eventi legati al festival, ma penso per esempio alle tante iniziative che abbiamo organizzato insieme a loro con le scuole, con le associazioni del territorio. Ecco, oggi la banca ha dato un'ulteriore dimostrazione, la BCC Umbria, di quella che è una vicinanza forte. Hanno come dire,
ripristinato questo tipo di servizio, lo hanno fatto sapendo dall'inizio che con questo servizio non guadagneranno niente, ma anzi sicuramente saranno in perdita, ma lo hanno fatto scommettendo nei borghi, scommettendo in quella che è la vera spina dorsale del nostro paese, in quello che rappresenta al meglio la vocazione, quindi la visione che dobbiamo dare alla nostra penisola, quindi l'attenzione alla vita slow, l'attenzione alla bellezza, l'attenzione al paesaggio, l'attenzione alla storia, l'attenzione all'architettura. Ecco, questo rapporto e questo connubio è stato importante per costruire l'operazione. Appena perso il servizio ci siamo rivolti alla banca, la banca si è dimostrata da subito pronta ad ascoltarci e alla fine insomma ci ha fatto questo grandissimo regalo. Non solo a noi corcianesi, ma anche a tutti i turisti che, come dire, vengono a visitare il nostro borgo splendido. E quindi insomma veramente un ringraziamento enorme da parte mia alla banca, ma anche da parte di tutti i corcianesi.